Ci ricordiamo alcuni anni fa ci fu un'importante discussione nel comune di Arezzo, promossa anche dai consiglieri comunali, una discussione sulle sagre. Ne emerse dopo varie polemiche, un dibattito davvero intenso, un regolamento che metteva tutti d'accordo, un regolamento che in qualche modo faceva in modo che venissero rispettate le tipicità dei prodotti e che quindi non ci fosse una concorrenza alla ristorazione classica. Questo è quello che emergeva da quel documento, che ha funzionato per alcuni anni. Poi dopo, ovviamente, lo scorso anno la pandemia nel momento più cruento, quest'anno si riaffaccia la possibilità di tornare a fare le sagre, ma c'è una richiesta della Confcommercio di sospenderle anche quest'anno. Sono molte le opinioni, noi ascoltiamo oggi quella di Francesco Lucacci, che è consigliere appunto di Fratelli d'Italia, ma che è anche uno di quelli che ha partecipato in maniera più attiva a stilare quel documento, quel regolamento, che era forte, che funzionava. Buongiorno Lucacci. Buongiorno a tutti. Sì, quel regolamento fu un'iniziativa di Fratelli d'Italia, in particolare di Francesco Macri, e che noi tutti, diciamo, attivisti, non, al tempo come consiglieri c'erano solo Francesco Macri e Giovanna Gadrettini, ma diciamo tutti partecipavamo di Fratelli d'Italia alla sua cultura, alla sua concezione. Quel regolamento che aveva scatenato grosse critiche, attacchi a Fratelli d'Italia, alla fine si è rivelato un regolamento corretto, un regolamento che ha aiutato a fare chiarezza sulla giungla delle sagre da noi, e poi è stato anche in via similare adottato da un comune come Casinò Fiorentino. Il problema è che in tutta la Toscana ben pochi sono i comuni che si sono dotati di un tale regolamento, e questo crea un grossissimo problema. Noi vorremmo chiarire il nostro intervento anche sul, qualcuno l'ha messo in contrapposizione corretta o critica, ma non è così. Noi abbiamo voluto dire che forse il problema deve essere affrontato a monte alla radice. Ovvero, se la Confcommercio sente la necessità di fare una richiesta del genere per aiutare i ristoratori in ginocchio e messi in crisi da chiusure scritturiate fatte dal governo, il motivo è che ancora c'è questa grossa deregolamentazione nel campo delle sagre che non va assolutamente Quindi, bene. scusi se la interrompo, Lucacci, quello che lei dice è il comune di Arezzo ha un regolamento che funziona e non dovrebbe essere ricompreso all'interno di un discorso generale che fa Marinoni. Questo, se ho capito bene, è il concetto? Non è proprio così, nel senso, noi giustamente per coerenza abbiamo voluto far notare che esiste lo strumento, e proprio Arezzo, che tra l'altro credo sia già uscito in serata un commento della Confcommercio che dà atto di quello che è stato fatto ad Arezzo. In linea di principio, se questa è una richiesta che diciamo va a cercare di aiutare una categoria di ristoratori per in via di solidarietà, può anche essere valutata, anche se mi sembra di difficile attuazione. Di sicuro quello che ci è interessato dire è: signori, dobbiamo tornare ad affrontare la questione come è stata affrontata ad Arezzo. Normare e regolamentare le sagre serve prima di tutto alle vere sagre, serve a colpire i furbetti, quelli che fanno appunto ristorazione dissimulata, che fanno questi concorrenza sleale, perché tanto quando si regolamenta un fenomeno, un'iniziativa in modo chiaro, in modo logico, in modo conseguenziale a quelli che sono nella natura delle effettive intenzione, no, di chi organizza queste sagre, facciamo un bene a tutti, sia a chi organizza le sagre, sia ai ristoratori. Quindi, secondo lei, quale potrebbe essere a questo punto la soluzione che potrebbe mettere tutti d'accordo? La soluzione dovrebbe essere innanzitutto, quantomeno in provincia di Arezzo, che si proceda a contattare gli altri 34 comuni. Sembra da questo comunicato di inserata che Confcommercio abbia iniziato un percorso con la Presidente Chiassai per
proprio in questo senso, e noi siamo contenti rapidamente approvare questi regolamenti in tutti i comuni della provincia, e noi ci vorremmo addirittura in tutta la Toscana, perché questo è un fenomeno in Toscana molto importante, ma è importante quindi anche regolamentarlo. E poi questo stop lo si può valutare, ripeto, come a titolo di solidarietà, però insomma diventa anche abbastanza difficile a quelle realtà che sono espressioni di una comunità. E faccio un esempio, per esempio nei comuni montani, no? Dove ci sono delle sagre che sono diventate il fulcro anche della vita estiva di un paese. Faccio l'esempio della sagra di Corezzi del Pertello, dove tutta la comunità partecipa. Insomma, fare una chiusura indiscriminata. Quindi lei, appunto, ho letto nel comunicato che parla proprio anche di tutela, appunto, di questo sistema sociale che sono le sagre, soprattutto per i paesi più piccoli, le aree interne. Certo, infatti noi fummo attaccati 5 anni fa su questo regolamento, ma alla fine questo regolamento ci ha dato ragione. Sono rimaste e sono tutelate in comune di Arezzo le sagre vere e proprie, quelle che sono fatte in un certo modo collegate agli eventi, non fatte soltanto per mangiare e quindi fare cassa, legati a delle attività nel territorio. E tornando alla questione dello stop, è chiaro che si può anche parlare con le associazioni e vedere se in via di solidarietà possono essere anche d'accordo. Non so, il Covid ha colpito anche loro, però prima di tutto dovremmo tutelare chi fa sagre e iniziative in maniera seria, in maniera corretta, e non fa concorrenza sleale. Magari per quest'anno potremmo valutare qualcosa di concordato che possa essere fatto questo stop, ma ribadisco, questo è soltanto il primo passo. Se non si fa una corretta regolamentazione del fenomeno delle sagre, saremmo costretti a ricevere ancora periodicamente le lamentele, le corrette lamentele dei commercianti, dei ristoratori, che si vedono una concorrenza sleale che causa a volte dei problemi. Però ribadisco, in una zona montana dove, certo, se non c'è una pizzeria e quell'attività di sagra è il fulcro della vita, o addirittura ha fatto rinascere un borgo come quello, certo, che citavo prima, non si può vietare di fare la sagra. In questo momento, chiaramente, compatibilmente, certo, anche se sono comunità che poi possono proprio entrare in crisi, magari se saltano 1 o 2 anni poi saltano per sempre, perché si disgrega un sistema, no, sociale, associativo, immagino anche. Certo, questo è il problema. Poi con i Fratelli d'Italia il 20 di maggio hanno fatto un ordine del giorno dove si chiede che le sagre vengano, diciamo, compatibilmente con le norme anti-Covid, subito comunque aperte e data la possibilità di farlo. Però insomma, ribadisco, noi non siamo, anzi siamo i primi a voler tutelare sia i ristoratori, bene, sia le sane. Grazie. Grazie avvocato Lucacci, consigliere comunale Fratelli Grazie d'Italia, buon lavoro e ci sentiamo presto, grazie ancora. Grazie, arrivederci a tutti.